C'è un viaggino sul tetto d'Europa e Alessandro Bertolucci, che ha conquistato a Torres Novas in Portogallo la Coppa dell'Eurolega con il Trissino, formazione che è in corsa anche per lo scudetto dopo aver chiuso da capolista la regular season. Ha battuto la formazione del Valongo ai rigori 7-5, risultato finale dopo il 4-4 sia dei tempi regolamentari che dei supplementari. I ragazzi di Alessandro Bertolucci in precedenza avevano vinto per 4-0 la semifinale tutta italiana contro il Sarzana, allenato dal fratello Mirko. E proprio Mirko Bertolucci aveva vinto a sorpresa la Coppa Italia battendo in finale il Forte dei Marmi. Per Alessandro Bertolucci questo è un risultato sicuramente importante, in quanto l'Eurolega l'aveva vinta da giocatore quando militava nel Follonica. È in Veneto, è il primo risultato di questo prestigio che arriva da una formazione, e che ci è riuscito grazie al via regina Alessandro Bertolucci, che ricordiamo è anche il CT della Nazionale Azzurra. Siamo stati sotto, siamo stati sopra, ci hanno ripreso, insomma, e devo fare complimenti al Valongo perché è una grande squadra e per tutti i giocatori, il portiere, hanno fatto una grande coppa campione anche loro, e però alla fine credo che abbiamo meritato soprattutto la parte finale dove abbiamo agguantato di testa e siamo arrivati poi ai rigori e ero tranquillissimo con questa in porta, era già vinta la partita di rigore.